l'esperienza che per loro conta. Sono ragazzi molto motivati, anche le sconfitte possono dare un contributo alla motivazione e sono certa che in questo momento si stanno preparando per una bella stagione. Poi le cose o si fanno bene o non si fanno. Abbiamo voluto dare una casa giusta alla nostra squadra, non abbiamo potuto farlo a Sassuolo, l'abbiamo fatto a Reggio Emilia e lo stadio si è prestato per fare questo, però aveva bisogno di essere messo in condizioni di affrontare una stagione in Serie A ad alto livello e quindi questo è il motivo per cui abbiamo fatto tutti questi investimenti. Credo che in questo momento la squadra si possa essere fiera del proprio campo di casa, perché questo è quando giocano in casa e quindi fa soltanto piacere. Oltretutto poi a Reggio, nel Mapei Stadium, gli investimenti sono stati anche particolari, perché il campo deve resistere all'attività di due squadre, Reggiana e Sassuolo Calcio. Quindi è veramente un campo test sulla qualità della nostra tecnologia. Il campo è fatto con la nostra tecnologia, questa tecnologia mista, Mapei Soil, e quindi se resisterà questa attività vorrà dire che potrà essere applicato in tutti i campi d'Italia e anche al di fuori, come già stiamo facendo. Ma sì, ormai è un rituale in questo periodo, in questo momento così importante per Mapei e per tutta l'edilizia in generale. Sempre un piacere, vedo crescere costantemente l'azienda, è un padiglione completamente nuovo già dallo scorso anno e già da qui si vede quanta importanza ha il marchio Mapei nell'edilizia. Siamo ancora agli inizi, però ancora siamo in fase di rodaggio, abbiamo tanta strada da fare, bisogna assolutamente cercare di fare punti il prima possibile, ma credo che la cosa principale che è venuta fuori dalla partita di ieri è che probabilmente abbiamo trovato e forse capito quale spirito ci deve accompagnare, quale mentalità ci deve accompagnare per il resto della stagione. Sì, è stata lunga, anche perché poi c'è stata la sosta della nazionale, quindi si è allungata ancora di più l'agonia, però adesso è finita la squalifica, quindi essere di nuovo a disposizione per il mister è una cosa che mi fa piacere e non vedevo l'ora. Stare lontano e fuori soprattutto dai giochi è molto più dura di quando ci sei dentro effettivamente. Sono state partite dove comunque qualcuno è andata male, come ben tutti sappiamo, altre due forse meritavamo qualcosa in più, però la squadra tutto sommato, tranne la parentesi Inter, ha dimostrato comunque che a livello di carattere c'è e anche a livello di gioco. Da mercoledì affronteremo una squadra forte, forte quanto l'Inter. Non dovremo ripetere gli errori di Milano, quindi andare lì e lottare prima di tutto e poi cercare di fare il nostro gioco. Ma resti comunque a bocca aperta perché vedi allestimenti fatti in maniera eccezionale. Poi è un mondo che sembra strano, ma a me piace molto casa, pavimenti, quindi mi trovo anche con piacere a partecipare a questo evento. Sullo stand Mapei in particolare? Mapei, vedi la grandezza già quando arrivi, insegna che ti indirizzano verso la Mapei, piano superiore, quindi superiore a tutti. Sì, abbiamo disputato un'ottima gara, l'abbiamo preparata, veniamo da un risultato brutto a Milano con l'Inter e ci siamo compattati come squadra e abbiamo raggiunto un risultato che ci dà morale in vista della prossima partita. Non abbiamo preso gol, è un lato molto positivo e dobbiamo cercare di replicarlo il più possibile nelle altre partite. Firenze, abbiamo un bel ricordo dell'anno scorso e quest'anno sicuramente sarà un'altra partita. Speriamo di far bene e di portare a casa i tre punti.